ispirazione, ispirazione royal, per cui come l'ho tradotto realizzando questa stampa gioielli, dove vediamo degli chiffon come stampata alla perla, stampata al rubino, stampata al diamante. Questi chiffon vengono lavorati con delle plissettature, con un plisse soleil, e ho creato degli abitini cocktail con delle plisse sulla gonna. La stampa diventa anche duchesse, per cui abbiamo del tailleur in duchesse stampato a gioiello, come pure un'altra stampa, la stampa palazzo. Ho riportato in scena Palazzo Madama di Torino, che è un palazzo storico importante per quanto riguarda famiglie reali del nostro passato, e l'ho reinterpretato con i colori dell'ottanio, rivedendo quasi questo palazzo in chiave notturna, immaginando che all'interno ci fossero i parti, e ne ho realizzato degli abiti, perché ho sentito la voglia di coccolarmi di questa voglia di divertimento, comunque per un divertimento bon ton, e quindi ne sono arrivati i tailleur, abiti lunghe, gonne lunghe. Abbiamo anche l'abitino a sacchettino in bouclé, alternato con una balza di duchesse, e abbiamo l'abito lungo immancabile, perché in Jenny c'è sempre l'abito lungo, un abito lungo sia in rosso che in nero, che in colori più delicati come il bianco e l'oro, e infine abbiamo un capospalla redingot, rigorosamente redingot, in tessuti più caldi. Mi piace che il capotto sia caldo, che sia morbido, quindi abbiamo l'angora e un jacquard in fili di seta e lana. Mi sono divertita a giocare con queste clutch a forma ovale che riprendono sempre il tema perla, e mi sono divertita a ricoprirle dei tessuti che noi usiamo. Quindi abbiamo la borsa palazzo, abbiamo la borsa broccato, abbiamo la borsa bouclé, la borsa in jacquard rosso, quindi un bel divertimento.